Ed eccomi qua, come state? Benvenuti nel consueto appuntamento della recensione cinematografica di oggi. Oggi vorrei parlare di un altro film di David Cronenberg. Parleremo di Crimes of the Future del 2022. Non ho visto molti film di Cronenberg, ma devo dire che tra quelli che ho visto, subito sotto Videodrome, ci sta questo gioiello. Non è esente da difetti, forse l'unico che riesco a trovarli è che in alcune parti si poteva pigiare un po' di più l'acceleratore sulla potenza delle immagini e meno sui dialoghi. Quindi non ho capito bene alcuni tagli di scene che avrebbero acquisito una maggiore forza se lasciate nel montaggio per intero. Comunque, questo grande film torna con la tematica cara a Cronenberg del body horror. Stavolta la mutazione dei corpi avviene in modo particolare. Infatti, il protagonista del film è uno degli ultimi superstiti della razza umana, che riesce ancora a provare i piaceri del sesso e la sofferenza del dolore. Insieme alla sua aiutante, esegue performances teatrali che consistono in pratiche chirurgiche dove si asportano i tumori creati dal suo stesso corpo. In questo si è vista una critica alla società odierna, ormai in marcia, che produce tossine ed espone tutto tramite i social alla luce del sole. Il protagonista si troverà a fronteggiare una lotta tra due diverse fazioni, una delle quali costituita da umani che hanno acquisito la capacità di mangiare cibo chimico sintetico. In questo ci ho visto la critica a noi che mangiamo ormai cibo spazzatura e usufruiamo di spazzatura tramite la TV e internet. La messa in scena del film, il sonoro e la fotografia sono eccellenti. Ci sono scene crude e violente, quindi il film non è consigliato ai più sensibili e ai deboli di cuore. La pellicola dura quasi 2 ore, che sembrano mezz'ora, e vorresti che durasse anche di più da quanto è bella. La parte migliore è la seconda metà del film, incalzante e in progressione, fino al magnifico finale, che cita un altro celebre regista del cinema classico. Per me è uno dei migliori film dell'anno, sicuramente è un noir thriller horror unico, fra i migliori degli ultimi 10 anni. Ecco qua, la recensione è finita e voi come state? Io era un po' che non registravo video perché ero abbastanza impegnato tra nuovi impegni che ho e viaggi vari tra Carloforte e San Sperate. Sto facendo un po' a San Sperate e un po' a Carloforte in questo periodo. Parlatemi di voi se vi è piaciuto questo film che ho citato, se l'avete visto, se no, se vi è piaciuta la recensione. Cosa ne pensate di David Cronenberg in generale? E consigli su prossime recensioni da fare, se volete. E vabbè, la mia mini recensione è finita. So che siete un pubblico di nicchia, però questa nicchia mi segue assiduamente, più o meno, anche se il pubblico di riferimento è cambiato nel corso degli anni. Comunque, spero che passate bene il prossimo mese, il prossimo periodo. E ci vediamo alla prossima recensione, come sempre, alla prossima!